dai bacini al sollevo. Fare un po' di baldoria, amore? No, dove vai? Lo senti questo odore? Lo senti questo odore? È la cacca di Paloma, amore. La pulisci tu? No, la pulisci tu? No, il tuo papà, la pulisce la Vitto, dai. Non è di papà. La pulisce il papà? Va Sì. bene. Allora, prendiamo tutte le cose per pulire la cacca. Vai, operazione caccona di Paloma. La cacca di Paloma. Aspetta, amore, devo prendere il sacchetto, sennò dove me la metto la cacca? E dove la metto, se no? E poi? Amore, hai detto? Si dice cacca, amore. Scatenatevi nella danza. Ehi, giovane donna, ti piace rilassarti sul divano e leggere le tue cosine? Sono le mie cosine. Tipo un libro o un fumetto? Batman. Adesso devi dire: oh mio Dio, Federico, ho proprio voglia di leggermi un libro da sdraiata. Vai. Oh mio Dio Federico, ho proprio voglia di leggere questo fumetto da sdraiato. Sono un po' scomoda a leggere così, mi fanno male le braccia. Oh, ma io ho la soluzione per te, giovane donna fantastica. Gli occhiali per leggere da sdraiata. Avete capito? Sono degli occhiali che leggi da sdraiata. Che look pirotecnico. Riesci a leggere da sdraiata ora? In effetti sì, amore, però fa venire un mal di testa che no, amore, non devi dire. Ora riesco a leggere da sdraiata. Bravissima, si vede che hai studiato recitazione, giovane donna. Ed ecco a voi gli occhiali per leggere da sdraiati. Sono Federico, non ho tante cose da fare nella mia vita e quindi cerco su internet oggetti strani da comprare. In effetti non sono scomodissime. Oh, questa era una testimonianza vera! Volevo ricordarvi solo una cosa, ragazzi, che con... con Bohème in esclusiva all'S Lunga potrete vincere 100.000 euro e ogni settimana dei biglietti per andare a vedere il Milan. In esclusiva da S Lunga, Bohème. Non abbiamo uno slogan. Bohème, le mail. Ok, Bohème. Ho trovato lo slogan. Bohème, se non ti lecchi le dita dei piedi, godi solo a metà. Possono farmi causa? No, perché ho detto le dita dei piedi, sono altri tipi di dita. Bevete Bohème. Solo con... Bohème! Hi guys, come with me inside Max Mara's fluffy residence. Who wants a fluffy omelette? I can also cook you some soup. How cute is this kitchen, guys? I really love it. Max Mara really took care of every detail. Let's move to the dining room. The table, the chair, even the plates and the cups are fluffy.
This is the sitting room with the comfy sofa. And I think this is the new office goals. The wardrobe with the iconic teddy coat. Oh my god, even the bathroom is completely fluffy. Let me brush my hair. And to end, a fluffy bath. I really wanted to jump in a not so fluffy bath, ouch. Sembra? Non l'avevi mai fatto in mia presenza questa cosa. Paloma!